Pino Parenti, vedo pure il mio amico Claudio, che all'epoca erano amministratori prima di me, e che insieme a me hanno vissuto quell'epoca. Claudio già era più grande, conosceva De Luca, conosceva Cotter, era un amministratore che all'epoca fu uno di quelli lungimiranti che capì che la città di Toscana aveva bisogno di energie esterne per crescere e diventare quella che poi è diventata e che sa conservare nel tempo. E allora, leggendo quelle poche righe che sono riuscito a leggere oggi tra una riunione e l'altra, attraverso gli occhi di Irina ho rivissuto Toscana, ho rivissuto quegli anni giovanili nei quali la mia vita credo che sia stata segnata da queste belle ragazze che passavano per Toscana, da questa nuova epoca che si approntava a trasformare Toscana da una città chiusa post-terremoto a una città aperta al mondo, all'esterno, all'Europa e non solo. E quindi è stata, secondo me, dobbiamo ringraziare Corto Kratz, Miriam e la scuola di Vision, noi chiamiamo la scuola di visione, dicevamo sempre, che ha fatto poi conoscere Toscana in Europa e in altre nazioni. Che cosa altro posso dire? Che sono orgoglioso come sindaco di questa città che qualcuno scriva di Toscana, perché questo libro io mi auguro che abbia un grande successo per te, perché te lo meriti, ma perché attraverso questo libro tu, con i tuoi occhi, stai portando Toscana nel mondo. E io credo che per noi sia molto importante, perché Toscana ha bisogno di tornare a diventare un faro della cultura internazionale. Stiamo ricominciando da dove qualcuno l'ha portata e da qui stiamo tentando di dare uno slancio forte, perché siamo convinti che Toscana può avere un palcoscenico più grande di quello che attualmente purtroppo ha. Un palcoscenico fatto di cultura, fatto di arte, fatto di folklore, fatto di tutte quelle cose che in realtà fanno economia, che è la cosa più importante per una città. Fare economia vuol dire far ricchezza, tenere i giovani al paese e evitare che vadano stranieri in altri posti. E quello è il pericolo maggiore di questa epoca purtroppo triste e di questa economia che ci attanaglia. Corto Kratz oggi è come l'apostolo, come può essere l'Università di Firenze, cioè è un qualcuno che investe su questa città. E come oggi investono e stanno per arrivare veramente da tutte le parti occhi che ci guardano con interesse, all'epoca arrivò il professor Corto Kratz e guardò Toscana con gli occhi di una città che doveva crescere e la fece diventare una città internazionale. Per questo io ti ringrazio, la città di Toscana ti ringrazia e adesso ascolteremo qualcun altro che ci dirà qualcosa di più profondo. Grazie. La modella, con i capelli neri legati sul capo, stava nuda al centro della chiesa, avvolta da un fascio di luce che entrava dall'alta finestra. Girava intorno a se stessa, rilassata e inconsapevole, mentre gli studenti, abbandonati alla loro concentrazione, spostavano gli occhi dalla modella al foglio agganciato al bordo dei cavalletti. Sceglievano i colori a pastello e li passavano da una mano all'altra. Poi li sfregavano sul disegno, quindi scartavano e ricominciavano. In quell'atmosfera crepuscolare della chiesa, tranquille voci come rose sul silenzio erano interrotte solamente dal fruscio dei fogli o dai passi degli studenti che si spostavano in un punto diverso. L'insegnante Corto Kratz, con la sua presenza dominante che tutti percepivano, stava da una parte, in piedi, silenzioso, o camminava tra uno studente e l'altro per dare un'occhiata ai lavori, senza commentare. Spesso regalava un cenno o piccoli gesti con le mani. L'atmosfera era carica, l'attenzione di ognuno era interamente rivolta a catturare i colori nelle loro combinazioni, il movimento, la forma, la profondità e la vitalità, per poi tradurli sul foglio di carta. A volte Don Lidano, alto, magro e leggermente curvo nel lungo abito nero,
Le mani giunte davanti a sé, come il personaggio di un'opera italiana, appariva sul portone della chiesa. Gli studenti davanti ai cavalletti, con i materiali appoggiati sul pavimento, erano sparsi un po' ovunque di fronte alla modella nuda, posizionata al centro. E Dollidano avrebbe dato volentieri una sbirciatina all'intera scena. Non dovevo preoccuparmi, tutto sommato, di come un prete e la gente di paese avrebbe potuto reagire alla presenza di una donna nuda dentro la loro chiesa. Questa era l'Italia, la terra di Da Vinci e Michelangelo. All'ora di pranzo eravamo tutti sotto un albero, seduti a una lunga tavola nella piazza d'Alfreda, a mangiare le tagliatelle fatte in casa. Alfreda, col suo grembiule, si spostava e camminava dondolando, avanti e indietro, tra la cucina fumosa e l'intera scolaresca seduta fuori, per assicurarsi che tutti avessero quel che volevano. Nel pomeriggio gli studenti erano liberi di dipingere quel che desideravano nel paese o in campagna, per poi ritrovarsi ancora alle 6 della sera a San Silvestro. Qui Cortocrazio controllava i lavori e li discuteva con loro. Usava parole originali o faceva un gesto significativo per far capire agli studenti che avrebbero potuto sentire di più e pensare di meno. Questo che ha letto Vincenza è un brano del capitolo in cui l'autrice Miriam parla di Tuscania. Adesso sentiamo la voce di Miriam, scusi che accendo il microfono. Sì, Miriam, volevo chiederti, e partendo dal titolo, My Innocent Absence, la mia assenza innocente. Io ti ho conosciuto il 1 giugno del 2011 proprio qui nella Biblioteca Comunale di Toscana, mi chiamò Anna Staccini e mi disse c'è una persona che ha un libro, che ha appena scritto un libro e vorrebbe conoscerti. In quel periodo facevo delle recensioni, quindi corsi giù in biblioteca e mi trovai davanti questa signora così elegante, un portamento diciamo distinto, in questo sorriso dolce, amabile. E subito ci fece amicizia, non so come, ma entrai in empatia con lei, presi il libro, la ringraziai, ci scambiamo il numero di telefono, le mail, da allora siamo rimasti in contatto, ogni tanto ci sentiamo, quando viene a Toscana comunque ci vediamo sempre. E così mi è arrivata questa anche richiesta, che è a sorpresa, ma che mi ha fatto molto piacere, di tradurre un capitolo che riguarda appunto Toscana del suo libro scritto in inglese. Appunto, ritorniamo al titolo, questa innocente assenza, cosa significa? Si deve leggere il primo capitolo per capire bene quello che vuole dire, infatti. Sì, ma dove scrivo sulla vita di una piccola ragazza che ero io, ma quello non era importante, importante più bene. E la vita di una persona nel secolo passato, nel 20, come le ha fatto la storia, le ha determinato la vita al fine. È innocente appunto perché questa tua assenza, questa mancanza di radici è dovuta al fatto che ti sei spostato, i tuoi genitori hanno dovuto per forza di cose allontanarsi dall'Europa. Per forza della storia. A causa della guerra. Sì, sì. Quindi ecco, questa è la tua assenza innocenza, una mancanza di radici che comunque risale a una lotta che tua madre ha portato anche avanti, no? La lotta contro il nazismo, contro il fascismo. Sì, ma in qualche maniera è la storia di tutti i bambini che sono affettati per problemi, guerre o cose crudele dell'umanità, e determina la sua vita al fine, e loro stessi non avevano la possibilità di controllare niente di questo, e al fine uno deve trovare una maniera di sistemarsi
anche con questo passato e andare avanti con la cosa, sì. E poi incontri a un certo punto Cortograx, quindi c'è questo incontro che avviene dove? Se, dove avviene il primo incontro? Perché? Ci abbiamo conosciuto in Londra, ero nata in Spagna, la mia madre era di Germania, ha dovuto andare via quando Hitler ha preso potere in Germania, mio padre, siamo due generazioni di movimenti, il mio padre era di bambino, un bambino in Lituania, è andato a Nuova York, allora era americano, siamo conosciuti in Spagna e io sono nata là. E la mia gioventù era in Spagna, Francia, Messico e Nuova Zelanda e dopo sono tornata qui. A Porto Prato l'ho conosciuto in Londra. Io cercavo qualcuno che mi aiuta, avevo studiato la medicina in Nuova Zelanda, ma anche volevo dipingere. E allora l'ho conosciuto in quel momento quando lui appena aveva finito il suo lavoro come l'assistente principale di Kokoschka nell'Accademia d'estate in Salzburgo e lui visitava Londra in quel momento e subito abbiamo trovato un grande rapporto perché anche lui aveva vissuto la sua childhood, infanzia in Germania durante la guerra e ha capito bene di dove vengo io e la sua arte in quel momento mi ha dato il valore o le radici che io cercavo perché era un'arte sulla l'umanità. L'arte per te era l'umanità, tu hai trovato in lui la visione del mondo che condividevate insomma in modo non proprio alla pari, nel senso che per te quando parli di responsabilità, quando parli di fiducia, dei termini che secondo te possono avere significati diversi a seconda di chi li pronuncia e di quale visione del mondo in quel momento uno ha, la responsabilità, ecco, che è un termine che usavi tu nel tuo campo, che era un campo medico di responsabilità nei confronti degli altri, e invece responsabilità per Cortograx. Era la responsabilità verso l'umanità. E io in quel momento io stavo cercando di dove vengo, quali sono le mie radici geografiche della terra e ho trovato che finalmente non ho bisogno di radici in terra, le mie radici erano nel valore di umani. E quello per me rappresentava l'arte di Cortograx, se così ci abbiamo capito bene subito, sì. Se vuoi fare altre cose. Sì, ci sono un po' di cose da dire, però a me interessa, magari abbiamo un po' del filmato, perché abbiamo anche delle spezzoni di filmato e interventi, comunque accenniamo subito il rapporto con Cortograx, il rapporto con un artista geniale, particolare, eccentrico, egoista, narcisista, eccetera, eccetera. Che come dici ti ha alla fine condotto ad una presa di coscienza, ad un'autonomia, ma all'inizio no, all'inizio c'è stato anche dopo l'incontro lo scontro. Sì, io non lo chiamerei narcisista come ha detto la mia figlia nel film, io ho trovato che lui non ha il tempo o non aveva l'energia per relazioni umane perché lui metteva tutto quello che lui sapeva, osservava, pensava e creava nella sua arte. Allora non era per lui, era per quello che metteva la carta o la tela per perpetuità o per l'altra gente, no? Allora io ho capito quello che... Io non vorrei essere una critica a Cortograx, intendiamoci, però voglio dire, per arrivare alla
tua consapevolezza che scrivi, hai dovuto passare, passaggio, c'è stato difficile, qualche passaggio che ha senso dal punto di vista dell'artista, anzi era necessario che lui si comportasse in quel modo, ma dal punto di vista di altri, della compagna che sei, che eri, che sei tu ancora in qualche modo, e, è stata dura questa. Sì, dall'inizio non ho diviso l'uomo dell'arte, per me era tutto insieme. Ho visto, quando l'ho conosciuto all'inizio, lui mi ha mostrato quello che lui faceva e io ho sentito, e abbiamo parlato anche tanto, e ho sentito con lui mi capisco bene, e anche lui con me. Ma la pratica, la cosa di vivere insieme era molto difficile, perché sì, perché come dico al fine, io cercavo di facilitare a lui per la sua arte, no? Ma al fine credo che era troppo autonomo. Abbiamo vissuto insieme 20 anni, ma era troppo autonomo, doveva fare le cose nella sua maniera. Sì. Infatti la tua relazione è durata sempre, da quando vi siete conosciuti fino alla fine. Sì, 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 sempre. E quando era malato ha tornato molto più a me di nuovo e ha detto che al fine io e la famiglia erano più importante per lui. Ma anche se doveva avere questa libertà, questa ognuno trovare la sua autonomia. Sto paragonando a quelle donne forti, importanti, che sono stati capaci di vivere assieme ad un uomo difficile, ce ne sono, sì, nell'arte, nella storia della letteratura, sì, tantissimi ce ne sono, tantissimi, sì, ce ne sono. A questo che sto paragonando, e volevo capire come hai fatto. Come l'ho fatto io? Sì, certo. Non so come dire. Io sempre sono stata molto cosciente e più là delle problemi pratiche della casa, che erano enormi, enormi, ma più là di quello era l'uomo, il pittore e l'arte che faceva, che era più importante che io. Al fine io sempre pensavo, quello è più importante che io, è più importante che le cose personali, di fare una cosa che per molto più gente al fine che durerà molto più lungo che noi. Era quello che mi ha dato la forza per continuare, sì. Non so se questo ti... Sì. Sei stata brava senza saperlo forse all'inizio, ma poi l'hai capito. Cioè, no, oggi si separa, ci si mette in discussione per sciocchezza a volte. Invece ci sono dei casi, l'ultimo, non so se qualcuno ha visto, cito come esempio, ma ce ne sono molti altri nella storia della letteratura, Camilleri Andrea, la lunga intervista in TV su Rai 1 20 giorni fa, e racconta la sua vita, i suoi tradimenti, le sue storie, le sue assenze dalla famiglia, ma alla fine chi era, è stato il suo punto di riferimento era la moglie Rosetta, mai comparsa in televisione, ma sembra che non esiste, invece era il suo riferimento, il suo polo, come chiamarlo. Te sto paragonando a questo e volevo sentire un po'. Sì, sì. E dai, detto. Ma lei proprio come Rosetta non è, perché comunque è uscita fuori, nel senso, sì, che sì, già un mestiere diverso che è quella di Mary, ha sempre viaggiato molto, inoltre ha scritto anche un libro. E come diceva prima, lei amava anche l'arte, tanto che aveva iniziato a dipingere, giusto? Sì, sì, quando l'ho conosciuta come. Lei è una personalità molto forte, sì, che ha cercato di venire fuori come donna e come artista. Sì, rispetto a questo esempio che ho detto io, sì, ma in quel modo si è fatto. Secondo me erano due personalità molto forti vicino, quindi non lei che. Allora faccio una domanda più generale: una donna, una moglie, una compagna, per sopportare o per accompagnare una persona di genio, un artista, uno sopra le righe, uno non normale, come devo dire, apparentemente, ma come deve essere? Innamorata. Sì, però questo comporta passare, come dire, in secondo piano, non appare, essere un po' subalterni.
talvolta. Ricordo che ci ha provato, ci ha provato, è riuscito, no? Perché come vedi, insomma. Faccio la seconda lettura? Sì. Sì, faccio un'altra lettura. Sempre Toscana? Sì. Quella prima estate a Toscana era tutto quello che avevo osato sperare. Dopo tutte le difficoltà dei primi anni, la scuola per noi era una manna dal cielo. Vidi Crax rilassato e completamente concentrato nel dar vita ad una sorta di miracolo con gli studenti e con il paese. Dentro San Silvestro l'atmosfera era magica, l'esperienza dell'essere. Come le lotte concertate per raggiungere quel particolare momento di empatia e fusione, quando visioni magiche scorrono prima attraverso gli occhi e poi arrivano giù, fino alle punte delle dita, per incontrarsi infine col foglio di carta. E in un certo senso tutto questo aveva contagiato il paese. C'erano stati molti punti di incontro, episodi di affetto e di amicizia tra i cittadini e il gruppo di stranieri che aveva invaso Toscana. La condivisione e lo stare insieme di persone molto diverse tra loro. La vita di paese e la scuola diventarono una cosa sola. I paesani fermavano Crax per strada, gli confidavano i loro problemi e si aspettavano un suo parere. Diventò il nostro professore, nel senso più ampio del termine, ed io ero la moglie del professore. Un interessante cambiamento del mio ruolo di dottore che esercitavo a Londra. Durante i giorni di festa la gente ci faceva spazio per farci sedere con loro alle tavole sistemate in strada. Amava condividere il cibo, mescolarsi e danzare con noi all'aperto sulla musica della banda fino alle prime ore del mattino. Tutti quegli studenti avevano dipinto il loro paese, apprezzato e gioito delle sue bellezze, avevano preso parte ai festeggiamenti. I vicini della casa del prete ci offrivano il loro aiuto in qualsiasi momento. Abbiamo imparato l'importanza dello stare insieme e di aiutarci l'un l'altro durante il periodo del terremoto. E quello spirito è rimasto con noi, ci disse uno di loro. Sebbene ci fossero stati anche momenti di tensione e disaccordo, alla fine è prevalso un grandioso senso di armonia, creato così abilmente e tenuto insieme da Corto Crax. Bravo. Le tavolate durante l'estate era una tradizione bellissima di Toscana che bisognerà, caro assessore alla cultura, caro assessore al centro storico, trovare il modo di riorganizzarle, perché era veramente un momento di incontro della gente. Forse veramente dopo il terremoto avevamo bisogno di ritrovarci tutti insieme, perché con il terremoto la gente si era sparsa. Le baracche, poi la gesca, poi chi abitava nei magazzini trasformati in taverne. La cultura della taverna Tuscania nasce dal terremoto, credo. Perché io penso che in nessun'altra città ci siano tante taverne come ce ne sono in un paese come Tuscania, sia all'interno del centro storico, ma anche chi si costruisce la casa fuori se la costruisce con la taverna. Perché il popolo di Tuscania per tanti anni ha vissuto nei magazzini trasformati in taverne. Per tanti anni, e quindi quelle tavolate lunghe era come un liberarsi da questo, diciamo, terremoto che ci aveva lasciato un amaro e ci aveva distrutto una città, ci aveva portato fuori, noi volevamo rientrare. Dicevo alcuni giorni fa, nei programmi di tutte le amministrazioni fino all'inizio degli anni 90 c'era scritto all'inizio: far rivivere il centro storico. Corto Crax dobbiamo dire grazie, perché ha dato un contributo grande. Non vorrei rimanere citato, non metto seduto a lei, ma voi. Quindi se ti vuoi accomodare, perché tu l'hai visto mille volte. Sono anche dei miei
la vostra città per portare i corsi estivi della scuola di visione. Non era un corso di pittura normale, era un corso di pittura che, come quando mi ha illustrato, era dipingere di vento, cioè loro dovevano vivere la città e la loro doveva trasferire anche le loro impressioni. C'è stata subito un'empatia con lui e al tempo anche con salute, perché la Miriam al tempo ancora loro vivevano insieme e facevano da organizzatrice, perché lui era, seguiva la parte artistica e Miriam faceva la parte organizzativa. Thank you.
qui interrompiamo il filmato perché è lungo, non ora un paio d'ore. Il film completo lo potete, è stato girato, realizzato da Petra Interberger nel 2013 e in vendita insieme al libro separatamente. E contiene molti altri interventi, molte altre interviste. Questa è la parte in cui ci sono, c'è Toscania, la storia della torre e intervistati di Dino, per esempio, che avete visto, anche altri. Cioè, Antonella Montesi, sua come dire, amica, musa in parte. Tra l'altro ha avuto molte muse in Toscania, il professor Porto, grazie. Ce n'è una qui, se vuole dire qualcosa dopo, quando ci saranno gli interventi, come dicevo. Niente, prego. Antonella Buca, Annalita Buca, che fa la sorella. Grazie per avermi dato questa possibilità di raccontare piccoli flash di vita vissuti insieme a Kratz. Dunque io ho conosciuto il professore nel 1985, quando ho conosciuto mio marito. Mi ricordo però già prima di aver notato, come diceva il nostro sindaco Fabio Bartolacci, questo movimento particolare a Toscania. Io frequentavo il liceo e si vedevano questi giovani che animavano la vita cittadina, vi posso assicurare che era qualcosa di bello, un'atmosfera quasi europea, di rinascita. E poi incontrai proprio il professore che conobbi tramite mio marito Pino e mi trovai magari anche a alcuni momenti, a vivere alcuni momenti della scuola con questi ragazzi. E, oppure dopo cena alla torre fu un incontro speciale. Io avevo un po' soggezione perché avevo 21 anni allora, quindi questo professore col suo sguardo intenso, la sua barba mi metteva un po' soggezione, ma aveva una così grande umanità e simpatia che durò poco e poi diventammo amici. Pino lo era già e spesso veniva a casa nostra, quindi io vorrei raccontare proprio questi ricordi di un amico. Una delle cose che ricordo è che certo non aveva un carattere facile, non era una persona delle vie di mezzo o dei compromessi, diceva sempre quello che pensava e a volte anche in maniera forte, però io ho voluto scrivere, ma mi piacerebbe raccontarlo così a braccio, alcuni flash di questa vita insieme trascorsa e dandogli un titolo. Il primo che voglio raccontare è proprio questo, una persona di famiglia, e mi ha fatto pensare di ricordarlo in questo modo un suo amico che ho conosciuto a Kukl il giorno delle esequie, il 17 settembre, perché René, questo amico che io avevo conosciuto qui a Toscania, veniva spesso a trovarlo, ho voluto ricordarlo in questo modo, i suoi viaggi, le cucine, le cene. Una delle cose che io ho voluto fissare è il suo motorino, che lui chiamava affettuosamente il motorem, perché Kratz parlava tante lingue, parlava benissimo il francese, lo spagnolo, il tedesco che era la sua lingua, l'italiano, lo parlava molto bene, però gli piaceva un po' mescolare le lingue e tutti ve lo ricordate con il suo motorino. E io mi ricordo che le prime volte che lo incontravo per strada mi colpiva, lo guardavo ma non lo chiamavo, perché lo guardavo passare con il suo Loden d'inverno che svolazzava sul motorino ed avevo paura di chiamarlo perché lui non rispettava in nessun modo le regole del stradale, quindi se, quando si accorgeva di me frenava, chiodava all'improvviso e tutto questo poteva anche scatenare qualche piccolo incidente, però era un piacere vederlo con le sue borse della spesa attaccate al motorino, col sedano che usciva da una parte, la cipolla da un'altra, e così magari dopo esserci salutati organizzavamo una cena e qui veniva il bello.
perché Grax era veramente sempre ricco di sorprese. E innanzitutto, ecco, lui era un personaggio che viaggiava tantissimo. E viveva a Toscana, ma magari per 3 mesi scompariva e non dava notizie. Partiva, io mi sono sempre chiesta come facesse veramente ad affrontare questi viaggi lunghi, partendo con 2 valigie, le cornici, i quadri, sempre con il treno. Lui era un amante di viaggi in treno, anche perché non ha mai preso la patente di guida, si è sempre fatto portare, e poi ritornava con questa valigia. Qualche volta veniva direttamente dal viaggio a casa mia, e come io lo chiamavo Mary Poppins, perché all'epoca mia figlia aveva 1 anno e guardava sempre Mary Poppins, ma ogni giorno, e quindi arrivava e tirava fuori dalla stessa valigia, magari dove c'erano i suoi abiti, un'altra busta tutta bene impacchettata con un'anatra intera, non dire, un'anatra spiumata, sì, o il petto d'anatra, o la carne al sale, oppure bulbi di fiori che lui amava tantissimo, li portava dalla Germania, o gli elettrodomestici, perché Krax era un cittadino del mondo, ma in questo era molto tedesco, amava tantissimo gli elettrodomestici tedeschi, che erano eccezionali, quindi comprava sempre qualcosa. Sì, perché li curavo poco. Sì. E qui iniziavano le manovre per la cena. Ecco, mi piace ricordare questa dell'anatra al sale, perché era simpaticissimo. La prima volta che la cucinò a casa mia mi chiese un asciugacapelli, perché mi lasciò abbastanza stupita, e io presi l'asciugacapelli e lui mi disse: poi capirai. E attaccò questo asciugacapelli e iniziò a asciugare l'anatra era intera con la sua pelle, e questo era un procedimento essenziale per la riuscita del piatto: doveva essere asciutta ben non umida, e poi andava messa nel forno assolutamente non doveva esserci nulla, veniva coperta con un po' di sale, e quindi questo grasso dell'anatra iniziava a colare, e in casa mia diventava praticamente un fumo denso, iniziava a diffondersi con un profumo eccezionale. Il risultato, vi assicuro, semplice, perché la realizzazione è semplicissima, buonissimo. E scusa, troppo. Ci sono molti interventi. Ah, sì, ecco, bene. E quindi questi erano i momenti. Un'altra cosa carina che voglio ricordare, perché io quest'anno sono andata a trovarlo, Grax, a Cuclo, e ho sentito questa necessità e questa voglia, no? Anche perché con Miriam ci eravamo visti poco prima, e quando siamo andati a trovarlo lui ci ha raccontato che appunto stava molto bene a Cuclo, anche se insomma la sua salute era piuttosto non stava benissimo, e ci disse: sapete che qui a Cuclo pensano che io sia il pittore più famoso del mondo. Questo per dire che lui è stato sempre una persona molto umile, nonostante la sua grandezza. Ci ha sempre nel passato detto che quando spariva per 3 mesi dovevamo diffondere la notizia che lui fosse morto, perché così gli artisti diventano più famosi e sono anche più quotati. Quindi lui pensava di venire qui ad ottobre, e per il giorno del suo compleanno ci spedì un catalogo, una dedica, dicendoci: non dimenticate il vecchio Kaki. Kaki era il nome che mia figlia aveva dato a Krax, perché a 1 anno, quando iniziò a parlare, non riuscendo a chiamarlo, lo chiamava Kaki. Carino. Grazie. Allora, consigliere delegato. Stefani, vuole dire 2 cose, prego. Buonasera a tutti. Io ho un ricordo da bambina, come anche diceva Annalita, in effetti io ero piccolissima quando mi arrivo qui, però avendo alle spalle una famiglia che comunque ha sempre vissuto l'arte in una certa maniera, perché mio padre dipinge, mia madre, comunque abbiamo sempre amato, io oltretutto ho studiato anche poi nel corso degli anni, insomma, al liceo artistico, eccetera, e quando vidi per le prime volte questo personaggio molto, molto particolare, perché d'altronde con questo motorino che tutti ricordiamo, perché mi pare giusto,
però questa persona è un po' stravagante, un po' un bel artista d'altronde, perché le persone che comunque sono degli artisti tendenzialmente vengono anche viste e vengono anche insomma guardate in un certo modo. E ricordo un padre che mi diceva, dice, è un professore, un pittore, e a quel punto la curiosità di vedere quelle che potevano essere le sue opere per cercare di capire, perché oltretutto avendo la passione in questo settore ho cercato di capire quali fossero da dove provenisse la sua arte. Naturalmente c'è un insieme, perché lui d'altronde poi è stato anche un po' una persona che ha studiato e si è ispirato magari agli indiani, a me, comunque l'impressionismo in generale, che comunque è andato avanti anche con delle punte di surrealismo. Le sue opere, le abbiamo viste anche prima, sono delle opere molto particolari, come diceva anche prima Pino nell'intervista, delle opere che comunque ognuno di noi le può interpretare in maniera diversa. Questa secondo me, per chi fa veramente l'artista, è la cosa più importante, perché comunque riuscire a dare una sensazione, delle vibrazioni totalmente diverse a ciascuno di noi guardando una sua opera, sicuramente è la cosa più bella, perché a prescindere quello che possa aver disegnato, come abbiamo visto San Pietro o qualsiasi altro insomma paesaggio di Tuscani e dintorni, il fatto di poter analizzare e vedere questo paesaggio in maniera differente. Io ho sempre molto apprezzato le sue opere, sono molto belle, sono molto fresche, il suo modo, come vedevamo prima, di disegnare con questi pastelli, molto libero, molto senza troppe... la carta paglia, il fatto comunque di cercare di non attenersi a delle regole ben precise che magari quando uno va a scuola ti insegnano come arte. Lui, proprio nella sua scuola, a tutti credo, coloro quelli che hanno seguito i suoi corsi, io purtroppo ero troppo piccola, non ho avuto questa fortuna, ha dato proprio questa cosa, la libertà di poter esprimere quello che comunque vedevano, e proprio per questo credo che il fatto di farli spostare o comunque di mettergli una modella che si muovesse era proprio quello di fargli capire che comunque, anche se la linea è storta, se non è perfettamente preciso, comunque arte, comunque ognuno di noi poi lo può interpretare in maniera differente. Quindi veramente un grande artista. Grazie. Come abbiamo detto più volte, lui indicava, suggeriva di vedere la vita nella forma, non solo la forma, no? Come se questo. E la speranza, davvero. Ci ha insegnato a noi tuscanesi un po' a vedere oltre, a tanti, credo, spero, credo di sì. C'era Claudio che voleva fare un intervento. Ah, una cosa curiosa mi è arrivata da Claudio. Cortograx amava le torri, quella di Tuscani in particolare ci è abitato, ed è morto l'11 settembre, curioso. Sì, molto curioso. Beh, lui è stato appassionato, ossia, ha detto bene Pino prima, nell'intervista, se la torre era ancora a sua disposizione, sicuramente sarebbe morto a Tuscania. Sì. Però, niente, io avevo preparato alcuni appunti, perché quando Ennio mi invitò a questa manifestazione qui, avevamo deciso con Anna Maria di andare in Tunisia. Poi dopo la notizia della morte di Corto, grazie, ci ha un po' bloccato, perché è stato per noi un'amicizia vera, è stato anche con Miriam, è stato un'amicizia rispettosa delle famiglie, quindi abbiamo sentito il dovere di partecipare a questa manifestazione. E, per quanto riguarda il libro di Miriam, io ho avuto con molta fatica, devo dire, Miriam, la voglia e la possibilità di leggerlo. Il mio inglese non è più quello della volta, cara Miriam, quando c'era quella scuola di visione che parlavo tutti i giorni inglese con i ragazzi, per cui ho molto faticato. Però devo dire che mi ha colpito, mi è piaciuto e l'ho trovato delizioso. Tant'è che mi sono permesso di scrivere una mail alla casa editrice, che vorrei leggere qui, vorrei trasmetterla anche a voi.
spettacoli in casa editrice Arcadia Books. Ho potuto leggere di due opere di Miriam Frank, mai più senza senso, da voi letto. Nonostante le difficoltà che ho incontrato nel leggerlo in inglese, molto spesso ho dovuto consultare un dizionario o interrompendo così la lettura, ho trovato un libro molto appassionante, scritto con maestria che riesce a trasmettere sentimenti intrisi di dolcezza e rassegnazione, ma anche di ottimismo e voglia di vivere. Le descrizioni di luoghi distanti migliaia di chilometri, eppure così legate a vicende vissute da questa bambina, fanciulla, donna, narrano non un racconto ma la storia di varie nazioni, anzi di continenti. Perché vi scrivo tutto questo? Semplicemente perché aver avuto la possibilità di leggere il libro della signora Miriam Frank in italiano avrebbe sicuramente provocato sentimenti ed emozioni ancora più intensi. Io vivo a Toscana, una splendida cittadina a 80 km a nord di Roma, e in questo libro l'autrice dedica un intero capitolo a questa località, dove con il marito, l'artista professor Rudolf Cortograx, ha vissuto molte stagioni della scuola di missione. Sono convinto che una edizione in italiano debba avere sicuramente successo. Cordiali saluti, Claudio Patrizzi. Non ho avuto risposta a queste mail, ma spero che l'editore in qualche maniera possa tenerne conto, anche perché poi questa sera che ho sentito da Vincenza la traduzione che lei ha fatto, mi ha convinto ancora di più. Brava Vincenza, stupenda la traduzione che hai fatto, molto meglio di come l'ho letto io, guarda, te l'assicuro. E veramente vale la pena che ci sia un'edizione italiana di questo libro, perché veramente è dolcissimo, bello, vissuto, vero, è un libro vero. Due riflessioni su Cortograx. Quando quest'estate ha suonato il campanello di casa un trasportatore della TNT, non mi ricordo chi era, e mi ha consegnato un pacco, ho aperto questo pacco e c'era il libro di Cortograx, la pubblicazione. Beh, è stato veramente una gioia poterlo avere in mano, accarezzare, poter vedere, e soprattutto ha fatto una dedica stupenda che voglio trasmettere anche a voi. Cordialmente al mio amico fedele e leale Claudio Patrizzi, in memoria dei tempi passati dal 91 al 2000, tuo Crax, Salisburgo 16-6-2014. Poi in fondo ha voluto firmare per esteso con tutta la sua firma Cortograx, forse a sottolineare ancora di più l'affetto e la stima che ci legava. Non voglio stare qui a ricordare Cortograx con frasi commemorative. Sono convinto che Cortograx con le sue opere, con i suoi insegnamenti a centinaia, a migliaia di ragazzi, sia a Salisburgo prima, poi con la scuola di visione a Toscana, eccetera, trasmesso, vive negli occhi delle persone, vive nei colori, vive nei quadri, vive in quello che ha lasciato. E devo dire che adesso, mentre che vedevo il filmato, vederlo tracciare con la mano decisa sui fogli di carta i suoi segni mi ha fatto rivivere l'esperienza che ho vissuto decine di volte quando Cortograx era qui a Toscana. E perché sto dicendo queste cose? Perché vorrei proporre una cosa particolare, vorrei proporre di recuperare le occasioni stupende che Cortograx ha offerto a Toscana negli anni 80 e 90. Purtroppo in quegli anni nessuno si offenda, per cortesia, il poco spessore culturale e la limitata visione del futuro dei nostri amministratori hanno impedito di sfruttare appieno la potenzialità della scuola di visione e del professor Cortograx. Allora, ecco la mia proposta. Perché non creare una fondazione, un museo, magari in una torre del centro storico, questa struttura architettonica tanto amata da Cortograx? E sono sicuro che la famiglia sarebbe contenta di lasciare a Tuscania alcune opere da esporre. Un museo che possa essere anche un centro studi, che possa diventare la sede di una nuova stagione della scuola di visione, affidata magari a un allievo del professore che sotto la direzione della signora Miriam possa proseguire il percorso che prima Oscar Kokoschka e poi Cortograx hanno tracciato. Mi è molto piaciuto il titolo dell'articolo pubblicato sul sito del Comune di Tuscania, Miriam e Frank e Rudolf Cortograx, quando Tuscania era il centro del mondo. Ed è vero.
Negli anni Ottanta io ero ancora dipendente comunale e l'allora sindaco Franco Fiorini mi incaricò di seguire la scuola e di aiutare il professore. Ho avuto modo di incontrare e conoscere centinaia di giovani artisti che provenivano veramente da tutto il mondo e a fine corso ritornavano nei loro paesi d'origine portando nel cuore un grande affetto per noi tuscanesi, di cui hanno apprezzato la disponibilità, l'ospitalità e la simpatia e anche le feste di cui faceva riferimento prima. Sia lei che il sindaco, va bene, le grandi tavolate, le cene in piazza, che sarà inventato Franco Pacini allora. Fu Franco Pacini a inventarsi le cene in piazza, sono passati gli anni. Quindi in quegli anni ho avuto modo con il professore di incontrare personaggi di primo piano della politica tedesca e austriaca, professori di università estere, critici d'arte, ramponi di casa reale e teste coronate di mezza Europa. Già allievi di Cortocrax o compagni di Cortocrax di studi all'Accademia di Salisburgo. Ho incontrato giornalisti, registi e diplomatici di Austria e Germania. Tuscania durante l'estate era veramente il centro del mondo. Basta guardare poi per levarsi la curiosità i registri di quegli anni dell'Albergo Gallo per rendersi conto delle persone che sono venute a seguito della scuola di missione. A questo punto non mi resta che fare una domanda diretta a Miriam che è qui davanti a noi, al sindaco che è qui e a noi stessi che stiamo qui a vivere questo momento intenso, emozionante nel ricordo di Cortocrax e per il godere della maestria di Miriam. E la domanda è questa: vogliamo tentare di far diventare Tuscania il centro del mondo? Io e Anna Maria ci siamo, aspettiamo la disponibilità degli altri. Grazie. Vorrei invitare a nome della Proloco di Tuscania il professor Curi che a consegnare un documento, un manifesto che è stato fatto dalla Proloco in occasione della notizia della morte di Cortocrax. Innanzitutto grazie per questo momento che abbiamo insieme. Hai il microfono. Grazie per questo momento che viviamo insieme, grazie a lei, grazie al professore. E il linguaggio sposta i confini del senso comune. Ogni tipo di linguaggio, il linguaggio poetico e l'arte è una forma di linguaggio poetico. Quindi l'attenzione al piccolo, che è un'espressione dell'infinitamente grande, il dettaglio che ci sta davanti agli occhi e noi non lo vogliamo, la presenza di persone che siano in grado per sensibilità di cogliere questi dettagli e metterceli davanti agli occhi e farci accorgere della bellezza intorno a noi è un privilegio, decisamente un privilegio. Le leggo il piccolo. La Prologo di Tuscania, interpretando i sentimenti di affetto, di stima e di riconoscenza della popolazione nei confronti del professor Rudolf Cortocrax, deceduto a Salisburgo, esprime le condoglianze più sentite alla famiglia Cortocrax e Franca. L'amore per la nostra terra e la fama del mondo che con la scuola di missione di Tuscania ha avuto resterà il patrimonio che il professor Cortocrax ha voluto donarci. Grazie. Domande che ha posto Claudio, le questioni, i suggerimenti, se qualcuno vuole intervenire dal sindaco, altri amministratori, persone e altre persone, fate un segno e dite, perché ha detto cose molto interessanti. Sicuramente, questa la voglio riprendere, Tuscania è una città, come dire, che è in grado di accogliere e manifestare altri. Questo mi sembra assolutamente. Ci sono altri esempi, altri pittori, altre manifestazioni di cui ci occuperemo in altre occasioni, ma come ha dimostrato l'esperienza della scuola di visione, anche con le evoluzioni successive, del resto le cose cambiano, si dice non ci sono più le tavolate, ma come
le situazioni cambiano, certo. Non dipende né dall'arte né dalla scuola di visione, dalla popolazione di Toscana che ha la sua storia. Ennio Cavalli, è strano queste faccende, in modo diretto ha qualcosa da dire? Innanzitutto mi complimento con Miriam che ha dimostrato che l'unione ideale esiste, basta essere uno sciamano lui, un anestesista londinese lei. Poi mi fa un certo effetto che ci sia il sindaco, non eravamo abituati ad avere una presenza che diventa una testimonianza e anche una forma per sapere e condividere. E l'appello immediato è questo, perché non verificare se è possibile fare al più presto una retrospettiva dei quadri dell'artista ambientati a Toscana con questa selezione, anche perché so che molti toscanesi hanno questi fogli di carta paglia con i suoi schizzi, ne regalava tanti, ho incontrato poco fa il mio amico Ganassa che mi ha detto ciao, la moglie a Međugorje e il figlio avvocato che devo preparare da mangiare, dico ma vieni lo stesso che poi andiamo a mangiare la pizza, credo che non ci sia, però mi faccio portavoce suo perché ha detto che lo conosceva bene, che allora anche se tacciare qua le resistenze, no? Cioè i quadri che circolano a Toscano, anche gli schizzi e mettere insieme che il quadro più importante che abbiamo visto qui nel filmato, una specie di rappresentazione di Toscana. Ultima curiosità, di che colore era il motorino e Moturen, che sembra parlasse anche romagnolo? Tra l'altro ringrazio, io me lo immaginavo rosso. No, rosso. Rosso. No, era nero. Ah, vedi che le foto erano in bianco e nero. Uno rosso e uno era scassato. Ne ha avuto due. L'ha lasciato, era disperato. E provò quell'altro che era uguale, quindi era più uguale al lasciato. Infine ringrazio Vincenza Fava perché nella sua traduzione si è dimostrata cosmopolita, insomma, ha tradotto quelle che sarebbero le fettuccine in tagliatelle della mia patria. Ben vengono le tagliatelle fatte in casa per la grande tavolata che possiamo far partire dal comune, sindaco, e arrivare nelle case di tutti. Grazie a Ennio, grazie. Volevo rispondere sia a Claudio che a Ennio. Io credo che tutti insieme, quelli che, di Toscania, quelli che hanno scelto Toscania come residenza, potremmo fare un grande lavoro. L'amministrazione in questi 4 mesi ha dovuto far fronte alle emergenze, ci sono temi importanti sul territorio di Toscania che incalzano, che dobbiamo purtroppo affrontare. E ma verrà il tempo, ma presto verrà il tempo nel quale il pensiero, l'arte, la riflessione deve avere il suo spazio a Toscania, ma deve partire dai toscanesi, ma deve partire anche da Ennio, da Claudio, da tante persone che qui di cultura ne sanno più di me e che potrebbero darci un grosso contributo. Ma possiamo partire anche da quello che ha detto Ennio e magari incaricare Annalita e Pino, che conoscono bene Corto Craxi e Miriam, ma che possono rintracciare tutti questi dipinti che stanno appesi nelle pareti delle case di Toscania insieme all'assessore Ciccioli, magari fare subito un inventario per vedere quanto può essere grande, quanto può aver donato Corto Craxi ai toscanesi della sua arte, quindi poi organizzarci sopra qualcosa di questo. Il sindaco e l'amministrazione si rende già da subito disponibile, magari Miriam poi ci darà il suo sostegno, la sua presenza sicuramente. Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Signor
Fiorini vuol dire qualcosa, che era il sindaco che quando, ospitò Crax. Nell'81, quando la scuola di visione prese il via, era sindaco, abbiamo due sindaci stasera, uno ex e uno era Franco Fiorini, come te lo ricordi? Dobbiamo andare al contrario però. Era un grande. Insieme a Claudio e altri, quando è tornato abbiamo fatto, cioè San Silvestro, con tutta la carta della cartiera e le critiche, c'era una grande cosa. Lei era brutta. Avvicina il microfono. Ho visto Mauro a Roma. Sai che sei citato nel libro, Franco? Franco, ascoltami, guardami, a me. Lì. Lì. Tu stai nel libro che ha scritto. Sì, come no, tu stai. Sei nel libro? Sì. Nel libro che ha scritto Miriam? Sì. Tanti piacere. Comunque eravamo molto amici. Sì. Più volte l'ho invitato a casa, pranzo, due. Dice, vengo con qualche uno, non vogliamo 10. Però eravamo una famiglia. Sì. Mi ha portato tanta confianza. Me lo ricordo sempre con un motorino che ha scritto il nostro paese. È un artista di questi che non chiedono di al tavolo, ma girano per tutto il mondo. E a Toscana hanno girato tutte le testimonianze, lo trovano per tutti gli eventi che ha fatto. Io non sono parlatore, io non sono. Grazie di venire, ma tu sei un carattere importante in quel capitolo, adesso, tu sai perché... Tu... Adesso lo compro uno per fare... Sì, come no, molto piacere, sì. Sì, a proposito dei libri, sono in vendita come avete visto, chi fosse interessato può approfittare dello sconto e dello spot. E lo trovo perché non è facile reperire forse via internet i libri, credo, non che in Italia ma come meno difficilmente si trova. Amazon su internet, certo. Sì, sì, ma costa di più, costa di più, oggi è 12 euro per fare una della metà, sì, la metà, sì. Costa la metà, sì. E anche ha detto con la tua traduzione. Sì, c'è la mia traduzione, sì. In italiano, sì, sì. Tutto il capitolo è il capitolo quello molto importante perché c'è Tuscania, la scuola di visione, il rapporto fra il paese e Tuscania, anche una Tuscania storica adesso, perché una Tuscania che non è più così adesso, che, e anche c'è tutta la creazione della scuola e come si scrolla al fine. Sì, c'è un capitolo molto importante. Molto bello anche che non è stato detto, il rapporto con tua madre. Sì, sì, e la morte di tua madre. E la morte della mia madre, sì, è un capitolo molto importante, molto forte, in tutto il libro. Sì, sì. Prego, sì, volevo principalmente ringraziare a tutti voi, al sindaco. Fabio Bartolacci e che si ricorda di me quando lui aveva 10 anni, credo e anche Franco Fiorini, ti vado a scrivere qualcosa, sì. Ennio che ha organizzato la cosa, ma la cosa era e questa notte è stata l'idea di Vincenza all'inizio. E vorrei specialmente ringraziarla per una traduzione fantastica, ottima, che mi ha fatto moltissimo. Io la conosco moltissimo quando ho visto questa traduzione e non so, quella gente che scrivono, leggono, fanno traduzione saranno lo difficile che è tradurre, è molto molto difficile trovare le parole giuste per ricreare, una ricreazione di quello che si è scritto. E vorrei anche ringraziare Anna Rita e Claudia, tutti che hanno parlato le idee che hai dato,
sale è espresso e tutto ci sono e devo dire anche che in Toscania per me mi sento assolutamente in casa qui. Ho questa piccola casa qui da 30 anni adesso e amicizie, ho fatto amicizie grandissime, carissime qui che per tutta la vita. E allora grazie a tutti, a tutti voi che sono venuti a parlare e sentire tutto che abbiamo detto. Grazie a tutti.